Non c'è pace per la società di calcio San Luca 1961, dopo l'ormai storica chiusura a settembre del 2023 dello stadio Corrado Alvaro, perché i servizi igienici non erano a norma e sversavano nella fiumara di Santa Venere una delle cause della caduta verticale della squadra retrocessa dalla Serie D in eccellenza. Un nuovo fulmine colpisce il Piombato sotto forma di una breve PEC datata 8 ottobre. Il comune di San Luca, nella persona del responsabile dell'area tecnica, ingegnere Antonella Catanzariti, ha comunicato alla società sportiva San Luca 1961 che a partire da quello stesso giorno l'impianto sportivo di via Santa Venere, di proprietà del comune e gestito dalla società di calcio, potrà essere utilizzato solo per gli allenamenti. Il motivo della decisione è dovuto al fatto che è scaduta l'agibilità dell'impianto sportivo e fino a quando non sarà rinnovata, previo sopralluogo degli organi competenti, l'impianto dovrà rimanere chiuso. Una tegola che va ovviamente ad abbattersi sui programmi della società calcistica, la quale ieri è stata costretta a chiedere ospitalità alla società e al comune di Africo per disputare la gara di Coppa Italia contro lo Stilo Monasterace. Domenica la squadra dovrebbe invece ospitare sempre al Corrado Alvaro il Cittanova e a poco meno di 4 giorni dalla gara non sa dove potrà disputare la partita, valida per la quinta giornata del girone di andata del campionato di eccellenza. Nell'attesa che vengano espletati tutti gli adempimenti che dovrebbero consentire il rilascio del certificato di agibilità, i cui adempimenti tecnici e passaggi di natura burocratica sono di competenza dell'area vigilanza del comune, la società spera di poter ottenere una deroga limitando il numero dei tifosi o addirittura giocando a porte chiuse. Un modo più che giusto per limitare i danni di natura economica che andranno a cadere sulle spalle della società, la quale, oltre a dover rinunciare al relativo incasso, nel caso contrario, dovrà emigrare altrove per poter disputare le partite interne del campionato. E questo andrà ad incidere ancora di più sui costi di gestione di una società che ha già fatto i salti mortali per poter iscrivere la squadra al campionato di eccellenza. Come spiega il dirigente Antonio Costanzo, la chiusura dello stadio ai tifosi comporta un aggravio economico che la società composta da pochi volontari deve andare a vedere come coprire. La PEC, afferma il dirigente, è stata notificata anche alla stazione Carabinieri di San Luca e alla questura di Reggio Calabria, commissariato di pubblica sicurezza di Bovalino.